Libertà va cercando, che è sì cara come sa chi per lei vita rifiuta. Queste sono le parole di Dante Alighieri, fra le parole diciamo più forti e più belle sulla, sulla libertà, parole che in questa giornata, in questo anno così particolare per, per Ravenna, per tante, per tante ragioni, ci rimandano al sacrificio supremo, al sacrificio di uomini e di donne consapevoli che le proprie scelte, che la propria lotta per la libertà metteva in pericolo la loro vita, metteva in pericolo la vita dei loro cari, metteva in pericolo le proprie famiglie, con rappresaglie, con violenza perpetrata in ogni angolo delle nostre città, con bombardamenti che distruggevano le case, che distruggevano le famiglie, che distruggevano le speranze delle persone. Questa memoria è una memoria che ogni anno, di anno in anno, diventa più difficile tenere viva tenere viva nelle nuove generazioni far percepire alle ragazze e ai ragazzi, agli studenti alle studentesse delle nostre città il vero il grande valore della libertà, la fortuna di vivere in libertà. E questo avviene perché la memoria è lontana e questo avviene anche perché siamo tutti, diciamo, piccoli ed egoisti nel guardare, nel non guardare quello che accade in tanti luoghi del mondo, che oggi, mentre noi siamo qui nella nostra piazza, vivono la tragedia che è stata la tragedia degli italiani durante la seconda guerra mondiale, che è stata la tragedia degli europei durante la seconda guerra mondiale. E quindi il primo pensiero ogni anno, per quanto possa sembrare ripetitivo, è sempre allora, è sempre alle nuove generazioni. E l'impegno che ogni momento di celebrazione ogni istante, ogni secondo sia rivolto a loro, sia rivolto a trasmettergli il grande sacrificio degli uomini e delle donne della nostra terra per la loro e per la nostra libertà, perché quel valore sia sempre diciamo, nei loro occhi, che siano in grado di comprendere quello che è stato per evitare che risucceda. Ci sono stati tanti paragoni impropri nell'anno tragico, difficilissimo che abbiamo alle nostre spalle. Paragoni fra l'Italia di oggi e l'Italia di un secolo fa. Nessuno può permettersi di sminuire, di diciamo, banalizzare i sacrifici, le difficoltà che tutti noi abbiamo affrontato in questo anno. L'anno scorso eravamo in questa piazza, la pandemia era iniziata da poco, eravamo pochissimi, pochissime persone. Eh, abbiamo utilizzato la tecnologia, come faremo quest'anno, per coinvolgere i ravennati, le ravennati, tutti i cittadini in questa giornata. È stato un anno tragico, difficile, abbiamo pianto tantissimi morti, ci sono tantissime imprese che soffrono, che hanno sofferto, lavoratori che hanno perso il posto di lavoro. Quindi banalizzarlo sarebbe gravissimo, ma il senso, le parole che usiamo non, sono, diciamo, non possiamo banalizzarle. Chi ha parlato di una guerra non conosce cosa la guerra sia e cosa rappresenti. Chi ha parlato, chi ha paragonato, è capitato a tutti, credo, di prendersi qualche rimprovero, a me ad esempio è successo, da chi quei giorni li ha vissuti. Per quando abbiamo paragonato, che ne so, il, il non poter uscire dopo un certo orario, il eh, dover abbandonare qualche abitudine a cui eravamo soliti per proteggere la nostra salute e quella degli altri. Ecco, chi ha vissuto quei giorni ci ha ricordato cosa è stata la guerra, cos'è la guerra, cosa significa doversi nascondere in un fienile di notte per paura che donne e bambini vengano rastrellati. Cosa significa guardare il cielo e non sapere se una bomba cadrà sulla tua casa e sterminerà la tua famiglia? Cosa significa avere persone della propria famiglia impegnate in combattimenti inspiegabili in luoghi del mondo? Rischiare la vita, morire per una causa folle? Ecco, questa è stata la seconda guerra mondiale, questo è stato il nazifascismo per l'Europa. E quindi dobbiamo stare attenti a quando usiamo le parole. Le parole possono essere pietre davanti alla tragedia e questo ripeto non per banalizzare l'oggi ma per ricordare la pesantezza del, di quello che abbiamo alle nostre spalle peraltro oggi come allora l'Italia allora, viveva una pandemia il fascismo arriva in Italia subito dopo la pandemia da influenza spagnola che aveva stremato i cittadini di allora insieme alla prima guerra mondiale Così come la pandemia ha stremato, da Covid-19 ha stremato gli italiani e i cittadini del mondo di oggi. E quindi, anche in questi momenti dove la disperazione è alta, dove la preoccupazione è forte, dove tutti gli animi diciamo, sono surriscaldati e dove la rabbia è, va compresa ed è comprensibile, è quanto mai importante che le risposte delle istituzioni siano forti, forti nell'affermare i principi della nostra Costituzione che tutela la salute e il lavoro, che non possono mai essere messi l'uno armato contro l'altro. La tutela della salute delle persone è uno dei cardini della nostra Costituzione, è uno dei cardini della nostra società e appunto non può essere vissuta in uno scontro, in una guerra con il lavoro e con il diritto al lavoro delle, delle persone. E quindi, ripeto, la lezione che dobbiamo apprendere da allora... È che da questi momenti diciamo possono nascere grandi riscosse, come sono nate nel dopoguerra, ma possono nascere anche tragedie, come sono nate dopo l'influenza spagnola e dopo i fatti tragici diciamo, dell'Italia di quegli anni. E questo, ripeto, è una, è una chiamata che parla a ciascuno e a ciascuna di noi. A ciascuno e a ciascuna di noi. Nel, diciamo Come dicevo all'inizio, nel non essere indifferenti rispetto a quello che accade nel mondo, noi. Portiamo nella, nella sala del Consiglio Comunale ancora le bandiere del Regno Unito e del Canada, a imperituro ringraziamento verso quei giovani che sono venuti da lontano a morire a fianco ai partigiani e alle partigiane. Qualche anno fa qui nella nostra piazza abbiamo visto i reduci, i reduci del, del Canada, i veterani che sono tornati in Italia dopo tanti anni. Io ho ben presente l'immagine dei, dei loro occhi entrando nella sala del Consiglio Comunale di Ravenna, quando hanno visto a distanza di 70 anni le bandiere del loro paese ancora nella casa di tutti i Ravennati. Ecco, questo è l'approccio, questo è l'approccio diciamo, a ogni ingiustizia e a ogni violenza che si verifichi in ogni angolo del mondo. E questo è anche il sacrificio di tanti militari italiani impegnati nelle missioni di peacekeeping in giro, per, in giro per il pianeta, come i soldati canadesi, come le truppe alleate in Italia quando era a rischio ed era stata messa in discussione la nostra di libertà e di democrazia. Ecco, e quindi questo è il primo punto da trasmettere ai giovani che qualsiasi ingiustizia, qualsiasi violenza perpetrata in qualsiasi angolo del mondo è una violenza che è rivolta a noi. Perché la violenza si moltiplica, produce altra violenza, può sembrare lontana, ma arriva sempre a bussare alle porte di casa tua. E l'altro è il valore della libertà, quella vera. Se anche le privazioni della pandemia ci hanno fatto riscoprire il valore della libertà, come possiamo diciamo, non unirci davanti al sacrificio di uomini e donne del nostro Paese che hanno dato la vita per la libertà e non l'hanno data? perché noi dimenticassimo quei valori, i valori che poi hanno dato vita alla nostra Costituzione. Non hanno dato la vita per un'Italia che non sia solidale, non hanno dato la vita le partigiane per un'Italia che continua a avere diciamo, numeri vergognosi di violenza contro le donne, non hanno dato la vita per un'Italia che dimentichi quella lezione. E quindi venire in piazza il 25 aprile, vivere questa giornata con gli strumenti della tecnologia, è sicuramente importante, è fondamentale, Ravenna diciamo soffre il fatto di non potersi assembrare fino in fondo in questa piazza, in questa, in questa giornata, ma il 25 aprile è ogni giorno nella nostra vita, sono i nostri comportamenti individuali, è l'attenzione che diamo agli altri, è il modo in cui ci rapportiamo con gli altri ed è onorare fino in fondo quel grande sacrificio. Quindi questa giornata, questo anno tragico che abbiamo alle nostre spalle, sia diciamo, la forza per riscoprire i valori che animano il popolo italiano, la Repubblica Italiana e ci consenta non solo di tornare a quello che era prima della pandemia, ma ci consenta a tutti di essere migliori di come eravamo prima della pandemia. Quindi grazie di cuore a tutti, viva Ravenna, viva l'Italia, viva la libertà!